26 novembre. I figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Genesi 33:5. Padre, custodisci i tuoi figli. Viviamo in tempi in cui ai figli viene dato più di quanto desiderano e meno di ciò che necessitano. Ma di cosa hanno bisogno? Di te. Non di gingilli, tesori e giocattoli, ma del tuo amore e del tuo tempo. Dal notiziario Newsweek intitolato «Cari padri, salvate i vostri figli», scritto dallo psicologo Christopher Bacon. Egli racconta di una madre ansiosa di circa 35 anni che si recò un giorno nel suo studio col figlio quindicenne. Il padre del ragazzo li aveva lasciati 4 anni prima e da allora il giovane adolescente era caduto nell'alcolismo, nella violenza e iniziò a far parte di una gang. La madre non sapeva più che fare. Dopo aver tentato per 30 minuti di rompere la fortezza d'acciaio del suo cuore, il dottore Bacon realizzò la futilità di tutto quanto. Scrisse queste tristi e affliggenti parole. Sono arrivato a credere che la maggior parte dei ragazzi adolescenti non possa avvalersi di consigli professionali. Quello di cui invece un ragazzo ha più bisogno è la compagnia di uomini o, se non altro, di un uomo che si curi di lui, che passi del tempo con lui, che lo ammiri. Non ha bisogno di guardare uno strizzacervelli. Come nazione siamo tormentati dalla violenza giovanile, invasi da gangs, pistole e droghe. La maggior parte dei delinquenti giovani sono maschi, il più delle volte senza padri coinvolti nelle loro vite. In Genesi leggiamo che Giacobbe era un imprenditore di successo, ma scoprì che il suo tesoro più grande in terra erano i figli che Dio si è compiaciuto di dare al suo servo. Papà, hai fatto anche tu questa scoperta? Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.